Volete scoprire quali sono i 5 migliori fumetti di Zero Calcare? Prima però iscrivetevi a Every Eye Plus attivando anche la campanella degli avvisi. Siamo in attesa della serie Netflix Strappare lungo i bordi, ideata da Zero Calcare. I 6 episodi della serie animata arriveranno il 17 novembre, ma nel mentre, perché non riscoprire i 5 migliori fumetti di Michele Rec, in arte Zero Calcare? A distanza di oltre 10 anni dal debutto, l'opera prima di Zero Calcare resta una lettura imprescindibile per ogni amante della narrativa a fumetti. Il volume pone di fatto le basi per la totalità delle opere dell'autore, profondamente calate nella quotidianità e legate a doppio filo con quello che è il mondo che circonda Michele Rec. In La profezia dell'armadillo, il lettore fa la conoscenza di quelli che ancora oggi sono tra i personaggi più iconici e ricorrenti dello Zeroverso. Spaziando dalla madre del fumettista alla sua coscienza interiore e passando ovviamente per gli amici più cari, prende così forma una dimensione letteraria in cui il genitore dell'autore si trasforma nella Lady Cocca del Robin Hood di Disney. L'animo dell'autore diventa un armadillo dall'accento romano, mentre un amico seduttore seriale invece un cinghiale antropomorfo. Al centro della narrazione vi è un racconto composto di ricordo, nostalgia, rimpianto e dolcezza. Motore dell'opera è un'inattesa telefonata che annuncia all'alter ego dell'autore la prematura scomparsa di Camille, amica d'infanzia e primo tenero amore di Zero Calcare. Da queste premesse prende il via un percorso che si dipana in maniera fluida tra passato e presente, tra ricordo e sentimento. A scandire ogni pagina è sovente una commistione di sentimenti. La comicità sagace e ironica del fumettista prende forma in una miriade di riferimenti alla cultura pop, caratteristica che è ormai un marchio di fabbrica dell'autore. Ad accompagnare il racconto, però, permane anche un'atmosfera nostalgica che rende la graphic novel una produzione permeata di sentimento, capace di generare lacrime e risate in un connubio inscindibile per un'opera di debutto assolutamente imperdibile. L'elemento autobiografico rappresenta il perno strutturale della narrazione anche in Dimentica il mio nome, spesso considerato vero e proprio banco di prova della maturità artistica del fumettista romano. A contribuire a sancirne il valore giungeva nel 2014 anche la candidatura al premio Strega, poi l'assegnazione alla graphic novel del secondo posto nella categoria Giovani. A dare forma al racconto è nuovamente una perdita molto dolorosa, la scomparsa della nonna materna di Zero Calcare. Il percorso di superamento del lutto si intreccia a un cammino di scoperta, un viaggio a ritroso nel tempo per vedere la figura familiare da una nuova prospettiva, non solo nonna, ma essere umano a tutto tondo, con le sue virtù, i suoi segreti e i suoi lati più nascosti e insospettabili. Intrecciando nuovamente passato e presente, la produzione a fumetti si trasforma in un vero e proprio racconto generazionale, capace di raccontare con straordinaria efficacia tanto la vita della nonna quanto quella dell'autore e di sua madre. C'è tutta la spontanea abilità di Zero Calcare nel dipingere vicende in grado di suscitare nel lettore emozioni potenti. Profondamente agrodolce, la graphic novel colpisce l'animo con forza spesso inaudita, suscitando una commozione sincera capace di tradursi all'improvviso, con il solo volgere di una pagina, in ilarità incontrollabile. Un dono incredibilmente prezioso per una vicenda che non esita nel fondere al suo interno realtà e fantasia. Qui c'è il debutto nell'opera di Zero Calcare di un elemento surreale assente dalle precedenti produzioni, ma che risulta qui incredibilmente efficace. Ogni elemento fantastico è invece assente da Kobani Calling, una delle produzioni di maggior successo di Zero Calcare, tradotta in molteplici lingue. La realtà e la sua spesso ineffabile complessità sono i protagonisti assoluti della graphic novel. Definito da Michele Rec come un non-reportage, Kobani Calling accompagna il lettore in un intenso viaggio alla scoperta del Rojava, al confine tra Siria e Turchia. Partito con un gruppo di volontari romani, Zero Calcare racconta l'articolata realtà che contraddistingue la guerra contro l'avanzata dell'ISIS condotta dalla popolazione curda della regione. Una narrazione difficile per le tematiche trattate, per l'estrema difficoltà che caratterizza l'illustrare ogni aspetto di uno scenario bellico. Scenario che vede fondersi al suo interno una miriade di motivazioni, correlazioni e conseguenze. Spiegare un conflitto è un intento quasi mai semplice da soddisfare, ma a Zero Calcare va riconosciuto il notevole merito di aver voluto evitare ogni forma di semplificazione, cercando, tramite la sua testimonianza, di restituire uno spaccato della condizione del popolo curdo di Siria.
Kobani Calling è un'opera estremamente potente anche per il percettibile coinvolgimento emotivo dell'autore e per le storie che avvolgono le persone sulle quali sono modellati i personaggi. Una graphic novel che sicuramente costituisce un prezioso racconto e una toccante testimonianza. Pur suddiviso in due volumi, il racconto di Macerie Prime è da intendersi come un'opera unica e indivisibile. L'elemento autobiografico torna ad essere assolutamente dominante, ma non solo. Raggiunge nuove vette per un'opera che si traduce quasi in un processo all'interiorità dell'autore. Una parabola che non esita a dipingere le conseguenze dell'egoismo, del rancore e del risentimento. Perno del racconto è il conflitto, nelle innumerevoli declinazioni che quest'ultimo può assumere. In una società in cui la precarietà, l'incertezza e il timore nei confronti del futuro permeano l'esperienza quotidiana di una generazione, è la trascrizione di un conflitto interiore, di un conflitto tra amici di vecchia data, di un conflitto tra individui e società. Un'opera che, pur conservando il suo tradizionale umorismo, si qualifica tra le più cupe dell'autore romano. L'elemento fantastico è qui una cornice essenziale che permea costantemente il dipanarsi delle vicende narrate e al contempo è metafora e motore del racconto e che si rivelerà capace di riservare non poche sorprese al lettore. Una scelta decisamente appropriata che conferisce all'intero fumetto una dimensione ed una portata sorprendenti. Da ultimo, non possiamo non citare Scheletri. Zero Calcare esplora infatti un nuovo genere. Abbandonando le suggestioni fantastiche, Michele Rec abbraccia inedite atmosfere noir. Il risultato è un thriller capace di conservare il consueto umorismo del fumettista, ma che al contempo risulta con poderosa potenza, la sua creazione più cupa e dolorosa. A inaugurare la scena è l'inquietante ritrovamento di un dito amputato di fronte alla porta di casa di Zero Calcare, un fatto già di per sé disturbante, ma che assume sfumature ancor più inquietanti nel momento in cui il protagonista manifesta la convinzione che si tratti di un messaggio diretto a lui. E la ricostruzione degli eventi che hanno condotto a questa conclusione rappresentano l'occasione per narrare vicende crude e complesse, con un realismo a tratti estremamente doloroso. È il 2002 e un 18enne Zero Calcare ha da poco avviato la sua carriera universitaria presso la facoltà di lingue. La giovane matricola, tuttavia, non trascorre il suo tempo tra aule, esoneri, lezioni ed esami. Al caos di un mondo che non sente appartenergli, preferisce invece le linee della metropolitana di Roma. Percorrendo ogni mattina la medesima tratta, oscilla da un capolinea all'altro, solo con il suo senso di colpa e l'angoscia di deludere la madre. È su questi vagoni che incontra l'ancor più giovane Harlock, ragazzo dalla complessa situazione familiare che rifugge ai banchi di scuola e si dedica invece alla realizzazione di tag e murales. Il loro è un incontro fortuito che segnerà il destino di entrambi, per un'opera che non esita nel dipingere una Roma cupa e pericolosa, tra violenza tragicamente quotidiana e lo spettro dello spaccio di droga e della tossicodipendenza. Ora però tocca a voi. Qual è il vostro fumetto preferito di Zero Calcare? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto.